Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. E nel video di oggi voglio presentarvi il mio nuovo kit di carte digitali, Paris Flowers, così ho deciso di chiamarlo. Diciamo che ho iniziato a preparare questo kit durante le vacanze e poi non sono riuscita a finirlo perché fortunatamente. E diciamo che l'avevo lasciato un pochino, ho pensato, vabbè, magari quando qualche giorno c'è un po' di brutto tempo, così magari non posso andare al mare, finisco di prepararlo. E invece fortunatamente il tempo è stato molto bello e quindi ho iniziato a prepararlo, però poi ho dovuto aver bisogno dei primi giorni dopo il rientro per finirlo perché non avevo ancora finito tutto. Infatti in questi giorni sono ancora veramente molto molto presa da un po' di cose perché comunque sono tornata, il lavoro, la casa, tutto da ripristinare e quindi non riesco tanto a fare tutto quello che vorrei. Infatti nel video di oggi vi farò vedere solo il kit perché non sono ancora riuscita a preparare nessun lavoro nuovo con queste carte. Però avevo proprio piacere di farvele vedere una per una perché nelle foto che metto nel negozio su Etsy, dove c'è lo shop online in cui trovate le mie carte, non metto proprio le foto di tutte le carte una per una perché diventa una cosa lunga, poi comunque il numero di foto sono limitate, non mi sembra il caso, però in questo modo riesco a farvele vedere meglio. Allora, praticamente ho disegnato due tipi di carte, una con dei fiori gialli e l'altra con dei fiori rosa che vedrete, e le ho realizzate in questo modo. Vedete che sono comunque molto sempre un po' romantiche, che vabbè, comunque è il mio genere, e queste vanno bene sia per i junk journal che per gli album. E ho fatto allora le tre carte, per esempio con i fiori gialli, ve le faccio vedere, questa è la prima, con questi pizzi che si vedono in trasparenza. Vedete che è molto carino questo effetto, proprio sembra un pizzo poggiato sopra. Sul fondo c'è un giornale, quindi vedete queste scritte. In questo caso abbiamo i fiori più grandi col pizzo negli angoli. E poi la terza carta è questa, dove ho voluto inserire anche gli stessi fiori, ma bianco e nero. E qui ho messo anche degli sfondi di acqua color grigi, azzurri, gialli che danno così un effetto ancora più vintage. Come avevo già fatto negli altri per le altre per le ultime carte, ed è stata una cosa che ho visto che è stata molto apprezzata, anche in questo caso ho creato sia la versione orizzontale, quindi sviluppata in A4 in questo nel senso orizzontale, che nel senso verticale. In questo caso a maggior ragione perché avendo le scritte del giornale. Chiaramente, se voi mi prendete questa carta e volete utilizzarla perché avete bisogno di una grandezza di questo tipo, le scritte verrebbero così ruotate di 90 gradi, non sono per niente belle. E quindi abbiamo anche la versione verticale che è pressoché identica, ho giusto solo variato qualche cosina, però rispecchia le versioni orizzontali delle fantasie. Quindi queste sono le carte con i fiori gialli e adesso passiamo alle carte che vi dicevo con i fiori sul rosa. Queste sono delle dahlie, anche qui ho inserito dei particolari, vedete in bianco e nero con il pizzo. Poi abbiamo questa dove ho messo anche dei fiori diversi che si intravedono in bianco e nero sopra il giornale con delle macchie di colore sul rosa e questo con i fiori decisamente più grandi e al contrario, eccola. Anche in questo caso abbiamo le versioni sviluppate così in maniera verticale. Chiaramente trovate dei particolari leggermente diversi perché è inutile, cioè non le ho fatte completamente identiche, però ogni soggetto ha la sua versione verticale. Dopodiché all'interno del kit trovate
delle versioni ridotte delle carte, perché sono praticamente su metà foglio A4, e questo vi permette anche eventualmente di ritagliare dei particolari e dei fiori più piccolini. E quindi abbiamo tutte le versioni, le tre rosa e le tre gialle in versione ridotte. Queste, come sapete, come ho già fatto vedere altre volte, se voi le ritagliate, le scontornate e le piegate a metà, possono tranquillamente essere già la copertina di libricini piccolini da inserire negli album e nei junk journal, che sono bellissime. Poi trovate ancora due fogli dove ho fatto due buste e due tag con le varie versioni di colore. Le ho fatte diverse, vedete che sono una speculare dell'altra, questa con la decorazione solo sul fronte e questa con la decorazione sul retro della busta. Ve le faccio vedere perché le ho tagliate per farvi vedere come vengono realizzate. Quindi questa sarebbe la busta rosa, quindi dietro è decorata e qui abbiamo la parte in tinta unita. E questa invece è la busta gialla, che è il contrario, tutta tinta unita con la parte frontale decorata. Ci sono le tag che sono pronte per essere ritagliate e utilizzate. Queste sono, vedete, leggermente più grandi, quindi volendo si può anche attaccare tranquillamente una foto dietro. E poi per ultimi trovate ancora due fogli in tinta unita, che sono una verde e una rosa, che secondo me servono per smorzare un po' i fiori, cioè quindi si possono fare appunto degli abbinamenti di carta, vedete come in questo caso, che io trovo molto carino. E tra l'altro potete utilizzare anche, per esempio, io adesso le ho associate in questo modo, però si possono utilizzare anche scambiate, perché comunque le tonalità del colore lo permettono. Quindi questo è quanto, ci tenevo a farvi vedere questo nuovo kit con queste versioni diverse così di fiori. Lo trovate nel mio negozio online, nella descrizione del video vi lascio il link. Spero che vi piaccia e ci vediamo cercherò di fare un video in cui utilizzo queste carte, ma sono sicura che nel frattempo vedrò già i vostri bellissimi risultati. Perché è già successo che prima ancora che io facessi video ho visto le foto vostre bellissime con i lavori già realizzati, e questo mi fa sempre tanto 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 piacere. E detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti. Vi lascio con le mie nuove carte e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!